Buonasera, buonasera a tutti. Questo ormai è un appuntamento ricorrente. Io ho cominciato a scrivere libri divulgativi una ventina di anni fa. Ne ho scritti 57 per ora. Appena sono arrivato qua, mi ha detto, ma dove vuoi arrivare? Perché non ti riporti? Perché tu la fai finita di fare scrivere discorsi nero su bianco? E c'è ragione anche lei, ma quelli che può? Correre un po' più correre, saltare un po' più saltare, di fare all'amore non se ne parla, mangiare e mi fa ingrassare, che devo fare? O chiacchiero, ho scritto. E io ho scelto di scrivere. Anche per poter chiacchierare. Anche per poter chiacchierare con persone che ti stanno attenti, perché chiacchierare con chi ti sta attento è facilissimo. E qualche volta anche sentire persone in gamba che hanno letto un tuo libro e ne parlano. Perché il mondo è fatto di persone che non leggono nulla e di persone che leggono troppo. Lui è uno di quelli che legge troppo. Bisognerebbe leggere il giusto. Il giusto vuol dire quanto si può digerire. Quindi io continuerò a scrivere, mettetemi l'anima in pace, almeno che non mi bloccate e mi mettete nella torre di Pisa. Io continuerò a scrivere perché mi piace parlare con la gente. Siccome per quante persone io possa conoscere, con tutti io posso parlare, allora la maniera migliore è quella di scrivere. Il mio target ideale è lo studente liceale medio. Però naturalmente non lo studente liceale medio posso comprendere chiunque. E parlo di cosa? Parlo del bello dell'attività umana nel tentativo di capire questo mondo. Non ci arriveremo mai. Non finiremo mai. Però il bello è proprio nel cercare. Perché qualora qualcuno mi svelasse tutto quello che c'è da cercare, comincerei a sbadigliare. Quindi il bello è che in questi 20 anni ho parlato di tante cose che lì per lì sembravano scottanti, incombenti, difficilissime, e che poi ce ne sono state tutte chiarite. E quando una cosa la si chiarisce è semplicissima. Le cose sembrano complicate finché non si sanno. Quando le si sanno, dice, ma guarda, non ci potete pensare prima. Bello, bello. E quindi lo scienziato in fondo è questo signore che si regala dei racconti che non sono totalmente di fantasia. Nei miei libri trovate un po' di voli pindarici, naturalmente, perché quando si scrive è diverso da quando si parla. Però trovate un sacco di fatti sui quali al momento non ci piove. Quindi mi piace che quando la gente ha finito di leggere un libro porti con sé qualche cosa che prima non aveva. Quindi io faccio questa operazione di consegna. Io la intendo soprattutto per i giovani, naturalmente, perché tutti abbiamo offerte per i giovani, perché possiamo sempre sperare che questi semi poi germoglino. Però l'esperienza insegna che poi davanti a me c'è sempre gente di tutte le età. Un mio amico dice che lui parla sempre alle vedove. In effetti il grosso della popolazione delle conferenze è fatto da signore le quali hanno una certa età e hanno ripetuto abbastanza. Però voglio dire, signore, signori, mezzi signori, mezzi signore. È una popolazione che io idealmente abbraccio. Questo, ripeto, è successo negli ultimi 20 anni, finché a un certo momento mi sono un po' stufato. Per esempio, di biologia avevo mentalmente deciso di non parlarne più, perché voglio dire, non devo un bel gioco a poco. E venne un paio di signori i quali dissero, vennero a casa. Disse, ma perché non scrive un libro piccinino sulla biologia di oggi? Disse, guarda, tanta volta non ce l'ho.
Senti, va bene, parlo di due cose, di solo due cose, molto aggiornate e molto scottanti. La modificazione del nostro patrimonio genetico, che è una novità, e il modo di affrontare la difficoltà del pianeta a reggersi, che non è recente, ma è una storia vecchia, che però va sempre ripetuta perché è facile parlarne a vanvera. A vanvera in questo caso vuol dire senza pensare. Quando uno continua a parlare senza pensare non va bene. E quindi questo libro in realtà, come ha detto Adolfo, il nome di Hitler faccio notare. Anche il mio nonno. Non lo so, insomma, non so se avete visto, c'è un film francese molto carino che si chiama in francese Le Prénom, in cui un gruppo di persone fanno un sacco di convenevoli, si vogliono tanto bene, e poi uno dice che il figlio che sta per nascere gli metterà il nome Adolfo. E questo è il capo, ma che è? E quindi finiscono per litigare a morte. Ora, l'ho detto giusto perché lui si chiama Adolfo, la prossima volta lo ripeterò. Sono nato nel 34 poi. E io non lo direi a questo. E quindi tagliamo questo. No, io perché l'ho detto questo? Perché da una parte c'è il progresso scientifico e tecnico, cioè il materiale, dall'altra c'è un discutibilissimo progresso, che è quello morale e civile, e sembra che l'uno sia molto diverso dall'altro. Su questo tema ho scritto un altro libro che sta per uscire, che mi sembra tutto sommato un modo molto attuale di presentare le cose. Oggi, mentre venivo qua, mi ha telefonato un giornalista del Corriere della Sera. Io, fiorentino, quando ero a Firenze, consideravo il Corriere della Sera come il giornale della Groenlandia, insomma era lontanissimo, c'era un certo Nino Nutrizio, capito che faceva di mestiere. E il risultato è che da quando sono a Milano, in realtà dal 2000, scrivo su questo giornale. Mi arrabbio quasi ogni mattina perché non scrivo le cose come le vorrei io, però continuo a scrivere. Che cosa è successo? È successo che in Cina, perché ormai la biologia la fanno i popoli che prima stavano fitti e buoni, hanno prodato due scimpanzé, due cose. Ho detto guarda, mandami la notizia e ti scrivo una notizia. Per dire che, manco a farlo apposta, si è coinciso, qualcuno parlerebbe di combinazione non casuale, e coincide il fatto che io vado a parlare della modificazione del genoma il giorno in cui c'è questa notizia, che a me non mi fa nessun effetto, devo dire, ma per i giornali è tutto nuovo, per i giornali è sempre tutto nuovo, loro non sanno nulla, non si ricordano nulla, non si sanno nulla, perché evidentemente il pubblico dimentica, e dimentica con una velocità incredibile. Quindi oggi, ricordatevelo, io l'articolo ancora non l'ho letto, soprattutto il mio che ancora non l'ho letto, ma è un giorno in cui è stato fatto un passo avanti, un passo reale, non ideale. Di che cosa sto parlando? Sto parlando del fatto che dentro di noi ci sono le istruzioni per l'uso, per nascere, per crescere, per svilupparsi, per riprodursi, in ciascuna delle nostre cellule. Noi abbiamo decine di migliaia di cellule, in ciascuna delle nostre cellule abbiamo questo programma, che chiamiamo genoma o patrimonio genetico, che è fatto di miliardi di letterine. Però attenzione, è scritto come scriviamo noi, lineare, lettera per lettera, anche se l'alfabeto è fatto di solo 4 lettere, invece della ventina o trentina che usiamo normalmente. Questo patrimonio che fa? Beh, intanto ci fa avere un naso, due occhi e due orecchi.
il naso, gli occhi e gli orecchi sono da uomo. Qualcuno ce l'ha anche da scimpanzé, ma sono, diciamo, no, non sono da giraffa o da zebra. Quindi intanto ci sono le nostre caratteristiche biologiche. E poi un pochino si caratterizza anche, lasciando fare il tema buoni e cattivi, che è il tema più difficile della Terra. Però, insomma, se io sono un po' perversino, o se io sono un buonaccione, in qualche maniera è scritto in questo patrimonio genetico. Questa cosa l'abbiamo scoperta nel secolo scorso e siamo rimasti molto meravigliati che fosse scritto, letteralmente scritto, come un amanuense che lettera dopo lettera mette in fila dei capitoli, un capitolo di senso compiuto, noi lo chiamiamo gene. Noi abbiamo decine di migliaia di geni, tutti insieme fanno il patrimonio genetico. Siccome questo patrimonio genetico è fatto di DNA, che è una molecola stretta e lunga, diciamo come una pellicola, che si può tagliare e cucire. Avete presente il montaggio che si fa nel cinema, in cui si piglia due spezzoni e si aggiuntano, pigliando un pezzo di qui e un pezzo di là. Ecco, l'uomo ha imparato da una trentina d'anni a fare questo esercizio con il DNA di ogni specie, a volte anche mischiando, mettendo per esempio nel patrimonio genetico di un uomo un pezzettino di un batterio o un pezzettino di un vegetale. Tagli e cuci è il modo semplice per dire modificare. Quando abbiamo imparato un po' tanto sul nostro patrimonio genetico, un po' tanto che però, attenzione, non è tutto, e voi probabilmente non vi stupirete perché è tutto, forse non lo sapremo mai, quando abbiamo imparato a fare questo esercizio abbiamo detto, ma perché non lo facciamo su di noi? Per esempio, se le mie cellule del sangue, sulle mie cellule della difesa immunitaria, se io faccio un taglio e cuci posso essere più efficiente, e l'abbiamo fatto, ormai lo fanno tutti da decenni, però qualcuno ha detto, ma così, se io mi sostituisco il DNA in una mano, poi quando faccio mio figlio quello non ce l'ha questa sostituzione, perché il DNA della mano non va nel figlio e meno ancora nel nipote. Si chiamano modificazioni somatiche, quelle che restano vincolate al soma. Si chiamano modificazioni genetiche, quelle che invece vanno da una generazione all'altra. Quello di cui sto parlando, di cui si sta parlando da 30 anni, faccio notare, è la possibilità di modificare il nostro patrimonio genetico in maniera ereditabile, cioè in modo che mio figlio, mio nipote o chi volete voi possano ereditare quel miglioramento, tra virgolette. Se si tratta di far funzionare un gene, se si tratta di far funzionare meglio una cellula, se si tratta di essere più difesi, certamente è un miglioramento. Ma che cosa vuol dire meglio? Che cosa vuol dire peggio? Qual è l'intervento veramente importante che io posso fare sul mio genoma? Questo è quello che ci chiediamo da 30 anni e che molti di voi vedranno presto in azione. Quindi noi siamo alla vigilia, ancora non ci siamo, ma siamo alla vigilia di un evento epocale. La specie umana, prima e probabilmente unica nell'universo, è una specie biologica che riesce a modificare il proprio patrimonio genetico, cioè la propria essenza biologica. C'è una retroazione fortissima dell'evoluzione culturale sull'evoluzione biologica, perché se io devo aspettare dei cambiamenti che avvengono per via naturale,
devo ascoltare decine e decine di migliaia di anni per imparare a digerire il latte da adulti. L'uomo ha dovuto aspettare 10.000 anni. Facendo in questa maniera una modifica, io posso ottenere subito, siccome questa è l'epoca del tutto e subito, io posso modificare subito qualcosa. È quello che si sta per fare. Il problema fondamentale è per ottenere che cosa? Beh, se si tratta di allungare la vita, penso che siamo più o meno tutti d'accordo, naturalmente si tratta di una allungarla progressivo e relativamente lento, se no qua la stanza sarebbe piena di cristiani che si accapigliano montandosi uno sull'altro, ma di avere anche gente che ha delle caratteristiche diverse. Per esempio, tutti si lamentano del fatto che siamo cattivi, gli altri si parlano mai cattivi, gli altri sono cattivi, che è vero, non c'è dubbio proprio. E possiamo essere un po' più buoni, un poco più altruisti, un poco più obbedienti, un poco più intelligenti. C'è qualcuno a cui piace l'intelligenza, non hai capito perché. Ma in particolare in questo paese, forse da Boccaccio in poi, l'intelligenza è una cosa molto considerata. E quindi i giornali che si mettono a fare confusione, il ruolo del giornalista è fare confusione, hanno disegnato alcuni scenari in cui l'uomo fa a comando figli biondi con gli occhi azzurri, che non si capisce a chi possono servire, oppure figli più longevi, figli più resistenti a certe malattie, figli che siano cittadini migliori. E lì si lascia la scienza e si va a finire disperatamente nella politica, nella sociologia, nella psicologia, nell'antropologia, e lì si blocca tutto, perché a capire che un DNA aggiuntato è un DNA che ha le proprietà di questo e le proprietà di quello non ci vuole nulla, ma a capire come e dove devo modificare è una cosa che faremo, ma faremo senza averci pensato. Anche se io ed altri ripetono questo discorso da anni, avete mai visto una discussione da qualche parte in cui gente si riunisce e dice in che direzione andiamo? No, si vede solo discussione sui migranti, sulla razza, sulle tasse, ma sulle cose che ci accompagneranno noi, i nostri figli, i nostri nipoti, sul futuro, non si discute. O perché non ci abbiamo voglia, o perché pensiamo che non è valga la pena, o semplicemente perché non sappiamo da che parte cominciare. Ecco, bisogna che acquisiamo la consapevolezza che quando leggeremo sul giornale che qualcuno l'ha fatto, e diremo, cavolo, ma lo potevano dire, ma come lo potevano dire? Sono anni che si dice pensateci, pensateci, pensateci. Sono stati fatti due interventi fino adesso, tutti e due difficilmente criticabili, nel senso che è stato eliminato un gene che porta la morte precoce in culla, e quindi sul fatto che questo sia bene non averlo, penso che siamo d'accordo tutti, più un'altra malattia. Però quando io comincio a toccare il genere che io penso dell'altruismo, che altro tocco? Uno più altruista è senz'altro la persona più simpatica, il cittadino migliore, ma non è che mi diventa depresso, non è che mi diventa suicida, perché se no ho fatto un bel guadagno, è diventato altruista ma suicida. Quindi non è che mi voglio spaventare. Ma siccome io ormai sto per uscire di scena, non perché sia particolarmente pessimista, ma perché tutto quello che nasce deve morire, quello che succederà nei prossimi 50 anni, 30 anni, come volete voi, sarà questo. Si parlerà di questo, o prima che avvenga,
o purtroppo io penso maneggiarvene. Quindi da un certo punto di vista questo che è il massimo obiettivo della biologia di questi tempi aspetta un rodaggio, aspetta una prova, aspetta una prova di maturità, di serietà, di guardarsi in faccia e dire: bimbo mio, che cosa vogliamo? Cosa ci piacerebbe che accadesse? Questo è quello di cui io parlo nel libro, di cui io parlo da più di 30 anni, che sta per accadere. Questo fatto di queste scimmie di oggi insomma è un campanello. Certo, le scimmie non sono uomini in genere, ma insomma voglio dire, la difficoltà tecnica è più o meno la stessa. E hanno un cervello, hanno delle emozioni, hanno dei sentimenti, hanno degli obiettivi, e quindi si può cominciare a vedere di che cosa si tratterà. Infine il libro, siccome io pensavo di farlo di due parti, diciamo, entrambe modernissime, ma di colore un po' diverso, cioè il genoma è una speranza, ho messo una cosa invece di cui preoccuparsi, che sappiamo tutti, la Terra non ce la fa più a tenerci come spazio, come cibo, come quella cosa strana che noi chiamiamo risorse, che vuol dire energia e acqua, giustamente, perché senza acqua la vita non ci può stare. Il pianeta c'ha tanta acqua, per cui i nostri antenati pensavano che non finisse mai, invece c'è delle posti in cui cominciano a scarseggiare per quanto riguarda l'acqua. Dice, vabbè, ma di questo si parla tutti i giorni, è vero che si parla tutti i giorni, ma che si dice di concreto? Di che cosa si parla? Ecco, il mio è un invito anche qui a cercare di calare nel grande pubblico, cioè nei cittadini, tutti quelli che saranno protagonisti dell'oggi, ma soprattutto del domani, una discussione, perché qui certamente si può fare tanto, ma si può fare tanto in diverse direzioni. Che direzione vogliamo prendere? Quindi io non è che voglio fare il messia, quello che invita la gente a riflettere, anche perché è un'impresa quasi disperata. Se c'è una cosa a cui l'uomo non piace fare il proprio riflesso. All'uomo piace chiacchierare, aprire bocca, usare sentenze e condannare. Noi siamo tanti piccoli minotti. Quello che ci piace fare è dire: quello ha sbagliato, quello è razzista, quello è sessista, quello è timpanista, non esiste, ma è tanto un modo di chiacchierare. Ma che aiuto dare in questa maniera? Per avere un contributo sociale bisogna dire: questo sbaglia in questo, questo, questo e questo. E qui, come vedete, siamo arrivati un'altra volta alla confluenza tra scienza da una parte e vita dall'altra. Chiamatela politica, chiamatela etica, chiamatela sociologia, che è un modo, diciamo, depurato di trattare dei problemi più grossi della società. I problemi sono sempre. La scienza in fondo è una cartina di tornasole per mettere in chiaro dove ci sono i problemi più grossi. Poiché io sono ottimista e penso che qualsiasi problema si può affrontare, io in fondo faccio suonare questi campanelli di allarme per cercare di svegliare gli svogliati, anche di buona volontà, per pensare, per parlare, per discutere. Parlare serve. Chi è stato qua negli anni si ricorderà che una volta dissi di un mio sogno ricorrente, antipaticissimo, che sognavo una ragazza bellissima ma che non mi voleva,
averlo detto in pubblico, c'era anche lui, mi ricordo c'era anche Adolfo, ha fatto sparire, quel santo non è più arrivato. Ho cambiato fondo, non è successo, per dire che parlare a volte ha anche una funzione salvifica. D'altra parte, quando la gente ha dei traumi post-bellici o comunque uno spavento, la cosa migliore è farli parlare tra di loro, addirittura inventando storie inesistenti, ma parlando. Quindi che cosa possiamo fare noi? Parlare. Con cognizione di causa, ecco perché si scrivono i libri divulgativi, con cognizione di causa, ma parlare. Scambiarsi le idee, scambiarsi le opinioni e in un certo senso anche dire banalità. Perché le banalità non piacciono a nessuno, ma la vita è banale, è complessa quanto volete voi, ma è banale. In fondo è riassumibile in poche parole la vita di chiunque, sia di un piccolo, sia di un grande, sia di un grandissimo. Ecco, noi dobbiamo imparare a parlare delle cose della vita, commentandole nella maniera più umana e consapevole possibile, in omaggio a quello che io credo sia l'unico vero ruolo della nostra specie umana, che è quella appunto del commentatore dell'universo, perché l'universo c'è anche senza di noi, ma non ha nomi, non ha parole. Arriviamo noi, esageriamo, perché abbiamo 5.000 lingue, però perlomeno ce n'abbiamo una, che è quella che permette di dare in nome alla gratitudine, alla collera, al rimorso, a tutto quello che volete voi. Ecco, parlate. Mi ricordo che tanti anni fa c'era un libro che aveva un bel successo che si chiamava Le parole per dirlo. Sembra paradossale, ma noi abbiamo bisogno anche oggi delle parole per dirlo. Grazie.